Margherita, tutta a destra. Qua, noi sedute. Margherita a destra. Allora Margaret, siamo qui in questa conferenza stampa dove di Una donna per la vita, giusto? Perché esatto. Il film lo state girando. Esatto. Raccontaci qualcosa un po' della trama, che cos'è Una donna per la vita, chi è soprattutto questa donna? Ma ti posso raccontare poco, diciamo così, ti racconto un po' insomma del mio personaggio, di chi sono io. Sono una chiropratica, questa donna apparentemente perfetta, che ha sempre la soluzione a portata di mano, ma che nasconde un segreto che poi verrà svelato insomma durante il film. È una commedia? È una commedia, okay. Assolutamente è una commedia, con e di Maurizio Casagrande. E la prima volta che l'ho letta mi ha subito colpito veramente per come è stata scritta, per la storia. Sono molto contenta di far parte di questo cast meraviglioso con appunto Maurizio Casagrande, Sabrina Impacciatore e Neri Marco Re. Alcuni ti considera, oltre che una giovane promessa, anche un sex symbol. Ma chi? Presentamelo. Come? Vabbè, dai. Non ti senti un sex symbol? Ah, per niente, ma sei sicura? Beh, ma c'è qualcosa, perché dai, tu vieni dalla moda, quindi comunque non si può dire sei una bella ragazza. C'è qualcosa di vengo te che... Vengo dalla moda, ma soprattutto vengo dalla Sicilia, quindi... dove sì. Come dire, insomma, sono una ragazza normale, come le altre, che ha avuto questa fortuna di lavorare nel cinema, però assolutamente sex symbol. Per carità, no, assolutamente non mi reputo una sex symbol. Ma c'è un attore con il quale diresti, mamma mia, sarebbe davvero un onore, sarebbe qualcosa da farmi venire i brividi? Jack Nicholson. Aia, Ma non ha perso il suo fascino lui? No, ma al di là del fascino, proprio lo trovo straordinario, veramente. È un attore, è un attore. Attore, ma che vero, non so come dire, cioè... È straordinario, è perfetto. No, è vero. E invece c'è qualche parte del corpo che a te non piace? Non so, i piedi, le mani, qualcosa che tu dici, boh, non so, sono un po' critica, questa cosa non mi fa impazzire. Ma del mio corpo? Sì. Ma guarda, stranamente passo poco tempo davanti allo specchio, se non che quando mi ritrovo ad affrontare appunto un red carpet piuttosto che delle occasioni particolari. Ma non vado bene così come sono. Ti piace? Ringrazio mia mamma per come mi ha fatto. Donna della tua vita, appunto, tu hai un uomo nella tua vita? Diciamo che è nell'aria. È nell'aria? È nell'aria, l'amore è nell'aria. Ma è così sarà difficile? Sarà l'estate, sarà... Ah, ok, l'amore è nell'aria. È nell'aria, sì. Ma secondo te è più difficile per una bella donna, anche quando è intelligente, trovare un uomo altrettanto intelligente, interessante, fascinoso? Non è difficile, non credo sia difficile. Sicuramente fai più fatica perché magari vieni, come dire, giudicata per quello che vedono dall'esterno. Ma quando poi inizi a conoscere, a frequentare una persona, ad entrare nell'intimo della persona... oltre la maschera, diciamo così, allora poi scopri la vera persona, la vera Margaret in questo caso, quindi cioè, può essere difficile in questo senso, però una persona, un uomo intelligente, credo che non si faccia dei problemi, insomma, quando c'è, certe cose non le gestisci, non le comandi, ecco. Certo. Accadono e basta. Qual è la fortuna. Qual è la prima cosa che ti piace, che ti attrae di più di un uomo? Ma lo sguardo, gli occhi, sono molto attratta dagli occhi, dallo sguardo, perché attraverso uno sguardo tu riesci a cogliere in qualche modo, non sempre, ma quando succede è magico, è qualcosa di magico, riesci a cogliere l'essenza di quella persona e poi comunque c'è qualcosa, un'energia che ti attrae, che ti spinge verso quella persona. E poi man mano ci si conosce e così via. Così via, quindi un bel amore nell'aria, sarà l'estate. Ma quest'estate, oltre all'amore, oltre a questo set, ci saranno anche delle vacanze? Certo, per forza. Tappa fissa, la Sicilia sicuramente. La mia terra ha la priorità sempre. Poi, non lo so, vedremo. Anche
quest'aria dove ci porterà. Vabbè, io spero, insomma, non dico fiori d'arancio, però spero, insomma, qualche bel luogo. Ok, grazie. Grazie a te, se ci fai solo un saluto a Starlit, per favore. Ciao Starlit. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, grazie.